Ne Abbiamo parlato anche di altre volte di rapimenti, eh, di, di segregazioni di, di donne eh, tenute proprio come schiave sessuale. Queste ragazze sono state rapite eh, tutte quante da Cleveland molto ravvicinatamente, cioè, proprio in punti molto vicini l'uno all'altro e erano segregate a 5 km dal punto in cui sono state rapite. Quindi tutte vicine a casa loro. Peraltro, c'erano anche dei genitori. Che ci passavano davanti a quella casa in continuazione. E buonasera ragazzoni! Come state? Mostro di Cleveland, colui che ha tenuto prigioniere per ben dieci anni dentro la sua casa tre ragazze che usava come schiave, schiave sessuali, schiave. Uh, da botte, cioè tipo sacchi da box, sostanzialmente, e ha inflitto loro terribili sofferenze e torture per tutti questi anni, e infine sono riuscite a salvarsi. Nessuno le è andata a salvare, eh? nonostante fossero a 5 km da casa, nonostante effettivamente eh, dei, come dire, dei, dei, dei sintomini di qualcosa di strano intorno a casa di questo nostro Ariel Castro si potevano intuire, però eh, insomma non, non le hanno salvate le forze dell'ordine, ma si sono diciamo salvate più che altro da sole. Questa per esempio è una foto eh, che è rimasta nella storia per quanto riguarda il, loro, il giorno in cui si sono liberate. So, non si vede niente, ma è una, è una foto molto emblematica proprio perché c'è. Uh, lei con in braccio la sua bambina che è i suoi, non lo so, i suoi primi secondi di libertà fuori dalla prigione. Che cosa succede? Cominciamo un attimo dalla fine perché poi uh, dopo andrò a spiegarvi tutti gli antefatti. Amanda Berry si chiama quella ragazza che vedete nella foto col bambino. È il 6 maggio del 2013, sono le 17.35 e nella zona ovest di Cleveland, in Ohio. Um, questa ragazza comincia a urlare come una pazza. Ora, questo è un quartiere effettivamente abbastanza pericoloso. Considerate, è eh, abitato principalmente da persone con un basso reddito: da persone che tante volte eh, sono anche obbligate a commettere furti. O a darsi alla vita criminale proprio perché non hanno modo, non hanno grandi speranze, come dire. E eh, quel pomeriggio c'era la signora Marti, Aurora Marti, tipo proprio Marti, così, è una donna portoricana ed era seduta appunto sul suo portico davanti a casa sua che stava. Uh, facendo niente di che, dondolava. <ride> Era lei che dondolava. A un certo punto sente un urlo straziante dalla casa di fronte alla sua e vede che c'è un braccio di una ragazza che esce dalla porta. Vede solo il braccio e sente delle urla strazianti. Solo che la signora non parlava molto bene l'inglese e quindi ha chiamato altri vicini che si sono avvicinati appunto a questa porta. E eh, questa ragazza urlava, aiutatemi, mi chiamo Amanda Berry. E considerato eh, il periodo e considerato il luogo, Amanda Berry è un nome come per noi può essere Denise Pipitone, ok? Cioè era un nome di una donna che era scomparsa da ragazza da dieci anni... Che ogni tot rifacevano le commemorazioni, rifacevano le veglie, eh, facevano, rimettevano di nuovo i volantini, cerchiamo Amanda. Eh, Amanda torna a casa, qualcuno chiunque sappia qualcosa. Quindi Amanda era un nome no, che risuonava. Quindi c'era questo braccio che usciva dalla porta e questa ragazza che urlava: Aiutatemi! mi chiamo Amanda Berry. A questo punto eh, si avvicinano alla porta e vedono che quella porta era chiusa con un catenone e dei lucchettoni. Un po' strano uno che chiude casa sua così, tra l'altro, con una persona dentro. Quindi interviene Charles Ramsey, che è un uh, suo vicino di casa di colore simpaticissimo, che è tra l'altro passato alla storia per la sua simpatia quando ha fatto le, le interviste, eh, perché poi è stato lui in realtà a salvarla, che si avvicina. E sfonda la porta. Riesce a sfondare la porta con un calcione e eh, finalmente a liberare questa donna. Che insieme alla sua bambina di sei anni, che dopo capiremo bene anche chi è, eh, riesce finalmente a vedere la libertà. Eh, chiaramente alle 17:48 parte l'allarme, chiamano la polizia. E quando lei chiama la polizia, fa una telefonata che diventerà veramente iconica.

need police fire or ambulance police. okay and what's going on there ma vi rendete conto Cioè questa è scomparsa da 10 anni police you've called me che looks like me from 2210 like massimo I posso mettervi you it looks like calling me 2210 Seymour. <laughs> yeah, <spero> okay stay there with those

I need them now before he gets back. All right, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, who's the right guy? Now? Who's the guy you're uh? Who's the guy who went out? Um, his name is Ariel Castro. All right, how old? Poverina, is he? Oh, he's like ansia. All right, and uh, Steven, I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last ten years. Okay, I got, I got that With here. Marina. I already know. And uh, you said what was his name again? Uh, Ariel Castro.

Avete sentito? È veramente straziante questa cosa. Però, da una parte, veramente brividi. Questo poliziotto manco sa chi è lei. Che è nervoso! Sì, infatti. Tra l'altro, insomma, era veramente nota alle cronache. E non era nemmeno l'unica a essere dentro quella casa, perché chiaramente alle 17.52 parte una pattuglia. E inizialmente pensavano fosse uno scherzo perché era incredibile che la vera Amanda Barry fosse effettivamente ancora viva e avesse chiamato davvero lei la polizia. E invece era tutto vero. Insomma, partono a pattuglia 17:52. Per fortuna. Uh, Ariel Castro non era ancora rientrato in casa, alle 17.55 la polizia irrompe in casa e Amanda li abbraccia, tipo, oh, aiuto, e si fionda nella volante, giustamente perché ha una paura tremenda che torni a casa Ariel Castro. Comunque, all'interno della casa c'erano altre due ragazze, adesso le vedete tutte qui, piano piano impareremo a conoscerle, queste altre due ragazze non sono riuscite a uscire da sole, poiché erano... Legate, imbavagliate e incatenate a un palo in casa. Quindi hanno dovuto liberarle, poi, poverine, erano nude. Quindi le hanno coperte alla belle meglio con due lenzuoli giusto per farle uscire senza eh, farle sentire eccessivamente a disagio. E le hanno subito messe al, al sicuro e le hanno portate in ospedale. Chiaramente, eh, chi è stato? Ariel Castro. Chi è Ariel Castro? È. Questo soggetto qua. Che è stranissimo. Poiché appunto la casa apparteneva a lui. Quindi hanno subito uh, pensato di andarlo a cercare, giustamente. E lo hanno trovato, a caso. Lo hanno trovato alle 18:15 davanti al McDonald's. Poi dopo capirete anche perché dico <ride> al McDonald's. Lo hanno sempre descritto come un tipo. Infatti qui nei vicini hanno visto la polizia che arrivava. Queste che venivano liberate. Ariel Castro ricercato. Erano tipo. Ma salutava sempre! Com'è possibile? Ok, raga, non è che se uno saluta sempre è una persona buona, ok? A posto. <ride> Poi lo capiamo anche dalla nostra esperienza sulla nostra pelle. Comunque sia, eh, lo arrestano e eh, lo accusano ovviamente di rapimento e stupro e eh, gli danno la possibilità di cauzione ma di 8 milioni di euro, quindi, di dollari, scusate. Quindi diventa anche una cauzione abbastanza improbabile. Mi sono sentita malissima in una situazione del genere, come fai a sopravvivere dieci anni? Me lo sono chiesto anch'io. Io mi sono detta: credo che eh, la loro forza sia stata nella loro unione. Cioè, loro tre erano davvero diventate sorelle, ma sorelle più di sorelle. Eh, e credo che si siano date manforza l'un l'altra amandosi infinitamente tra di loro. Forse è solo questo che gli ha impedito di togliersi la vita, perché io. Non credo che avrei retto, non credo proprio. Erano costantemente legate, appese, cioè non solo legate eh, così, eh, ma appese eh, al soffitto per giorni e usate come sacchi da box. Poi le stuprava ovviamente in continuazione, ha avuto... Adesso vedremo, adesso non andiamo troppo a... no, mi fate saltare gli appunti dopo salto di palo in frasca e mi perdo. Sorelle nell'orrore, eh, ma si sono salvate a vicenda secondo me. Comunque lui eh, non parla, processo, alludienza, non dice niente, e sceglie eh, il cosiddetto... è eh, un rito abbreviato americano, diciamo, si chiama eh, rinunciare agli hearing. Poi adesso io già non ne so tanta di giurisprudenza italiana, figuriamoci americana, la imparerò. Però no, eh, è perché dovrò farlo, però ancora non, non, non sono proprio fortissima. Eh, comunque lui non ha detto, pro, non ha proferito parola, proprio scena muta, scena muta. Tra l'altro c'è un film su questo caso che si chiama proprio Il mostro di Cleveland e eh, devo dire che l'attrice la conoscete, perché se la conosco io la conoscete anche voi, perché l'attrice è Terin Manning, che è quella che ha fatto anche... Ehm, Orange is the new black. È quella che aveva i denti da rifare, quella che era stronza, ok? E devo dire, l'ho guardato perché c'era lei. Ho guardato la prima mezz'ora e poi ho detto: Che schifo! Ma non perché è un film, perché lo sapete che a me piacciono i film. Però è brutto: brutto. Pe pe sì, pensa a quella lì, esatto. Non lo conoscete questo film perché effettivamente è praticamente abbastanza sconosciuto, ma non guardatelo. Cioè, è proprio brutto. P provate a guardarlo, tanto lo capite che è brutto nei primi dieci minuti. Cioè, vi dico solo che c'è una scena dove lui prende un quadro, eh, prende in mano un quadro, poi c'è eh, l'inquadratura su di lei che dice una cosa e lui ha già messo il Cioè, non, non lo so, vengono fuori oggetti senza che... decontestualizzante... Deco è, è confuso, è confuso come me oggi praticamente. Allora, una cosa c'è da dire è un film. Eh... Sì, a parte che non si capisce un cazzo se non conosci la storia prima. Ma eh... è un film che prende la storia in maniera letterale, cioè, non è eh, una fiction, è proprio la storia letteralmente con anche i dialoghi presi paro paro. Quindi ottimo per me che devo preparare il caso o per chi dovrà prepararlo in futuro. Però, se ve lo dovete guardare come film, No, lasciate perdere. Comunque sia, eh, tutto ha inizio nella Lorraine Avenue. Facciamo un salto indietro dieci anni fa. La prima vittima si chiama Michelle Knight. Eh, adesso qui le vedete tutte e tre, sia in età adulta che quando sono state rapite. Eh, Michelle è stata vista l'ultima volta all'angolo tra Lorraine Avenue e la 106esima strada. Mentre, sempre sulla Lorraine, a quattro isolati di distanza, quasi un anno dopo, viene rapita Amanda il 21 aprile 2003 e il 2 aprile 2004, quindi un anno dopo, sempre sulla stessa strada, proprio lì, a pochissimi chilometri di distanza, viene, anzi, mh, pochissimi centinaia di metri di distanza. Viene rapita anche Gina di Jesus. Allora, si Gina di Gesù, praticamente. Però la chiamano di Jesus. Quanti anni avevano? Allora Michelle aveva 21 anni. Uh, Lorraine, aspetta un attimo, Amanda aveva 17 anni mentre uh, Gina ne aveva 14. Scusate, sono un'ottima memoria perché non ce l'avevo sotto. Comunque sia, Parliamo un attimino di ognuna di loro e di un po' come sono andate le loro storie. Ma chiudere la strada era una stradona, era eh? una stradona veramente una delle stradone principali di Cleveland. Non è che puoi chiudere uno stradone perché sennò ci rapiscono le ragazze. Chiaro, bisognava magari stare un po' attenti a cosa succedeva su quelle strade. Ma vi ripeto, c'era ta talmente tanta criminalità, c'erano talmente tante persone che scomparivano da quella zona. Che anche per la polizia era quasi impossibile poter lavorare bene perché non avevano le risorse per stare dietro a tutte queste scomparse. Comunque Michelle è sicuramente quella che ha la storia più triste di tutte, poiché appunto Michelle ehm, quando scompare ha 21 anni e lei stava andando in tribunale per l'udienza dell'affidamento di suo figlio. Poiché appunto lei viene da una famiglia eh, particolarmente abusante, molto assente, tossicodipendente, insomma con gravi problemi eh, comportamentali. Quindi eh, diciamo che Michelle aveva anche dei problemi con questo bambino. Non che lei ne abusasse, ma un po' tutta la sua famiglia. Quindi gliel'hanno tolto. E l'hanno affidato i servizi sociali. Lei doveva andare all'udienza per riuscire a riprendersi il bambino. Risultato, insomma, qualcuno le doveva dare un passaggio, non gliel'ha più dato. Lei è rimasta a piedi, doveva fare una camminata di 45 minuti per arrivare in 30, non ci riusciva, e quindi ha incontrato il papà di una sua amica, tale Ariel Castro, e questo ehm, gli ha detto: Guarda, zia, non ti preoccupare, se hai fretta ti do un passaggio in macchina, che facciamo prima. Benissimo, non l'avesse mai fatto quando lei è salita su quella macchina ha firmato la sua condanna. Poiché appunto, per quanto lei si fosse fidata perché lui era il padre di una sua amica eh, non era poi la persona che pensava potesse essere. Tra l'altro, la cosa triste è che considerato l'ambiente della sua famiglia, insomma il contesto familiare che aveva, considerato anche che era una tipa un po' problematica, eh, nessuno si è preoccupato per lei, cioè quando non l'hanno vista tornare, cioè ma un'udienza per andare a prendere tuo figlio, non ti vedono tornare, cosa hanno pensato? Bah, ma magari si è sclerato, no? E quindi adesso starà via qualche giorno perché non, non accetta il fatto che non abbia recuperato il bambino, ma non è che ti preoccupi, dice, vabbè avrà sclerato, no? Quindi anche la sua famiglia non è che da subito si è preoccupata, ma il problema è e anche è esatto, l'allontanamento volontario. Perché inizialmente non si erano preoccupati subito, però dopo qualche giorno sì, dopo qualche giorno si sono dati da fare. Il problema è che la polizia ha detto: ma allontanamento volontario, ma la signorina aveva dei problemi, ma magari non le hanno affidato il figlio, quindi. Insomma, non ci si sono messi di grande impegno con eh, Michelle. Peraltro anche i media non hanno trattato adeguatamente questa notizia, questa scomparsa, tanto quanto hanno invece trattato le altre due. E. Questo fa veramente tristezza perché, come sempre, succede di vedere no, le vittime di serie A e le vittime di serie B. Cominciano a cercarla, mettono volentini dappertutto. Lei aveva, tra l'altro, era vestita in una maniera fin troppo classica perché aveva jeans e maglietta bianca, quindi anche specificare l'abbigliamento alla fine non aveva aiutato molto. E per quanto fosse giovane, effettivamente, Michelle aveva avuto una vita davvero difficile. Considerate che il bambino lei ce l'aveva avuto eh, in seguito a uno stupro, era stata violentata a scuola, cioè tra l'altro momento dice sempre ma cazzo ma queste scuole sono pericolosissime, era stata violentata a scuola e ha dovuto lasciare gli studi appunto a causa della gravidanza e ha deciso di tenere questo bambino a cui eh, lei teneva tantissimo, lei amava infinitamente questo bambino, chiaro? per lavorare lo doveva lasciare con la sua famiglia, che non era proprio una famiglia mh, a posto, ecco, per niente, anzi. Magari non le hanno dato il figlio, ma scherziamo, la polizia che manco va a guardare i documenti del tribunale se fossero andati a gridare avrebbero visto che non si era presentata. Esatto, Mangu, esatto, non ha controllato nessuno se lei si fosse presentata o meno in tribunale. Cioè, i, le domande se le sono fatte troppo tardi, dopo, quando poi le hanno trovate. Comunque sia, ehm, lei aveva anche un soprannome siccome era molto piccolina, dai, è ancora perché fortunatamente sono sopravvissute, raga. Eh, questa è una storia dove non ci sono morti, ci sono bambini, eh, diciamo, feti morti, ma non ci sono ehm, persone, raga. È un modo di vedere le cose. Per me i feti non sono ancora persone, soprattutto insomma, entro un tot di mesi, ma uh, invece in Ohio considerano i feti persone, e quindi per loro un aborto è uh, cioè, come dire causare un aborto è un omicidio, comunque sia. Niente morti adulti, diciamo. <ride> comunque la chiamavano shorty perché era piccolina, shorty è tipo una nerottola. Comunque Dopo nove mesi dalla scomparsa i familiari cominciano a rinunciare a trovarla e dopo 15 mesi la polizia chiude il fascicolo e se ne dimentica. Tra l'altro una volta che lei viene ritrovata è incazzata nera per questo motivo. E te credo, e te credo. Anche perché insomma dopo 15 mesi chiudere il fascicolo e non cercare più una persona... Uh, tra l'altro questa cosa quando è venuta fuori tramite i media ha veramente sconvolto l'opinione pubblica. Ci sono rimasti tutti malissimi, erano incazzatissimi con la polizia per averla trattata proprio da serie B. Sarà stato terribile anche per il bambino, esatto, che ha visto sua madre sparire da un giorno all'altro. Che poi tra l'altro, cioè, eh, lei doveva andarsela a riprendere, nessuno si è presentato. Sto bambino per dieci anni ha pensato che la madre se ne fosse fregata di lui. E invece... E non è che vedere se non è la triggerata. Il bambino che fine ha fatto, uh, non te lo so dire, credo che sia con la famiglia fidataria, anche perché lei da un'intervista eh, dice che non ha voluto, come dire, um, mettere in mezzo il bambino con la sua tragedia. È stato dato in adozione, eh, immaginavo infatti. Appena, tra l'altro, viene rapita Michelle, Castro la porta al piano di sopra e, come prima cosa, la lega immediatamente, cioè non le dice neanche niente, le lega i polsi, le lega eh, i piedi e le lega il collo e la appende, cioè sostanzialmente quello che fa è una specie di shibari, però come sapete, lo shibari è eh, una pratica anche piacevole, volendo, laddove c'è consenso. Se tu mi leghi una persona con le legature Shibari, ma me la tieni legata tre giorni senza darle né, né da bere né da mangiare, e senza il suo consenso, ecco, questo non è più Shibari, questa è violenza e basta. Comunque la lascia veramente lì tre giorni e non, non la va mai a trovare, quindi immaginatevi che questa si convince peraltro di dover morire lì così appesa. E lei a un certo punto, durante la sua prigionia, siccome era da sola. Eh, Castro le ha regalato un cucciolo di cane da compagnia. E lei era felicissima, anche perché immaginatevi, cioè, lei che ha dovuto in qualche modo accettare una condizione di prigionia. Perché è una certa quando capisci che non riesci a scappare, che prendi solo delle gran botte, che appena provi a urlare ti torna tutto indietro, che a momenti ti massacra perché poi Michelle. Purtroppo è anche la sua vittima preferita in senso di vittima. Cioè, è stata quella che ha dovuto subire di più la cattiveria di questo soggetto. E ehm, diciamo che gli aveva regalato questo cagnolino, e lì c'è stata una scena che a me avrebbe uccisa. Cioè, io lì avrei detto: Ok, basta, io la faccio finita. Ok, preparate lo stomaco, preparate il vostro cuore, perché adesso diventa molto pesante. Almeno per me, questa è, una, scena, è la, una delle scene più pesanti. Ovvero, gli ha regalato il cagnolino. Lei si è affezionata tantissimo a questo cagnolino, era l'unico amore che aveva. E a un certo punto, anche il cagnolino si affeziona alla padroncina. E quindi, un giorno entra Castro per eh, violentarla, per farle del male, picchiarla. Il cane difende la sua padrona, mordendo lui. E lui prende il cane, gli spezza il collo e lo uccide. Quindi vedete anche proprio come tortura psicologicamente questa donna che poi non è finita qui perché gli farà altre torture forse anche più pesanti di, di, di questa. Poi torneremo anche sulla questione delle torture fatte a Michelle successivamente perché poi il 21 aprile 2003 dopo nove mesi arriva una nuova vittima ovvero Amanda che è anche la prima che si è liberata. Amanda Berry scompare il 21 di aprile del 2003, che tra l'altro era il giorno prima del suo diciassettesimo compleanno. Amanda eh, sta tornando a casa dopo aver fatto il turno al Burger King. Lei aveva il turno serale, lavorava al Burger King. Tra l'altro la doveva venire a prendere sua sorella per portarla a casa. Invece lei telefona. E dice, no, non, non ti preoccupare di venirmi a prendere perché ho trovato un passaggio, cioè oggi mi accompagna un altro a casa e quell'altro era proprio Ariel Castro. Inizialmente l'FBI si mette, eh, insomma, prende in mano il caso e considera Amanda una fuggiasca. Dice che, insomma, probabilmente lei che si è allontanata volontariamente di nuovo questa storia. Fino a che, una settimana dopo, la mamma di Amanda riceve una telefonata da parte di una voce maschile non identificata che le dice, oh Amanda, sta bene? Torna a casa tra un paio di giorni. Ah, quindi è stata rapita. Quindi, dopo questa telefonata, finalmente si sono messi sulle, eh, sulla pista giusta di trovare eh, chi l'avesse rapita. Senza mai trovarla, però. Bic, io non ho capito perché fare questa chiamata, infatti. Ti giuro, non l'ho capito. Sai perché forse? Perché non la stavano cercando? E secondo me Castro aveva anche il brivido di essere trovato. Infatti, eh, lui, anche si vede dalle lettere che ha lasciato, da come eh, viveva questo caso, dava molto per scontato che sarebbe stato preso, anche in fretta. Quindi ha stupito se stesso nel tenere queste ragazze effettivamente per dieci anni. Quindi penso che questa telefonata sia dovuta proprio al fatto che voleva essere trovato, sì, voleva essere trovato o in qualche modo voleva che le ragazze venissero cercate. Anche perché ricordiamoci che Castro è quel bastardo che andava alle veglie, partecipava alle ricerche, ha fatto donazioni alle famiglie, soldi, ha donato soldi alle famiglie per aiutarli a cercare le figlie scomparse, quando era lui il rapitore. Quindi capite eh, che secondo me lui provava anche un po' questo brividino eh, del, dell'avvicinamento. Cioè, lo, de, le dovete cercare, no? Perché se non le cercate, dov'è il mio gusto nel tenermele prigioniere? Quindi, secondo me, è per questo che ha fatto la chiamata, perché non la stavano cercando. La mamma eh, di, di Amanda, questa è una storia veramente triste e inquietante. La mamma si chiama Luana Miller, e da quando ha ricevuto quella telefonata si è impegnata tantissimo, ha impegnato tutta la sua vita. Nella ricerca della figlia, Fate come oggi, eh, immaginatevi Piera Maggio con Dennis Pipitone, più o meno siamo lì: la figlia era più grande, però l'impegno che ci metteva era lo stesso. E Andrà anche in televisione. Luana nel 2005 partecipa a una trasmissione che si chiama Montel Williams Show, dove c'era questa Silvia Brown che diciamo è una sensitiva. Che le ha detto, mh, cioè lei le ha chiesto, tu sensitiva, eh, dov'è mia figlia, la puoi sentire, puoi metterti in contatto? E si concentra e dice, no, sua figlia ormai è morta, ed è morta, no ditemelo voi dove è morta, nell'acqua, nell'acqua. E ha detto, io la, la percepisco, è nell'acqua, ma ormai è morta. E quindi lì Luana ha un crollo eh, incredibile perché poi cioè, eh, pensate anche che eh, dopo anni che sono scomparsi, eh, che è scomparsa tua figlia, che non riesci a trovarla, ti affidi veramente a qualunque cosa. Ok, il sensitivo non è una cosa affidabile, ok, eh, ma, ma chi ci crede, eccetera. Non, non è questo il punto. Cioè, quando sei. In una condizione di questo tipo, disperata, ti affidi veramente a qualunque cosa. Se tu fai credere a una madre che ormai non c'è più speranza per la figlia, ehi, e poi dopo magari smettono anche di cercarla. Perché se ti credono al punto di smettere di cercarla quando lei è ancora viva ed è a 5 km da te, non hai fatto un bel lavoro, eh. E infatti poi su questa sensitiva si scaglieranno in tantissimi quando. Amanda verrà liberata, giustamente. Sono scomparse 70 persone in quel periodo in quella zona di Cleveland, quindi eh, anche collegare i rapimenti non era facile, cioè sono quasi tutti collegati a una certa, no? Quindi eh, non avevano capito che potevano essere effettivamente insieme. Comunque, parliamo poi di Gina. Gina, probabilmente questa perché è anche la più giovane, Gina ha 14 anni quando scompare e lei stava tornando a casa da scuola, era sulla Lorraine Avenue, esattamente come tutte le altre. Gina, peraltro, era uscita da scuola insieme alla sua amica Arlene Castro, che non è... Eh, che è niente po' di meno che la figlia di Ariel Castro. Quindi loro avevano eh, appena telefonato da una cabina telefonica alla mamma di, eh, di Arlene, quindi all'ex moglie, di Ariel Castro, per chiedergli il permesso di fare un pigiama party a casa di Gina. Ma la mamma di, di Arlina ha detto no, no, non potete farlo, mia figlia viene a casa, niente. E quindi a questo punto loro due si separano e Gina <coughs> prende la strada per casa sua da sola. A questo punto una macchina costa e chi è? Il papà della sua amica, quella che aveva appena salutato. Il papà eh, accosta, la vede che sta tornando a casa gli dice dai, ti do un passaggio, tanto sono, ehm, sono di passaggio per l'appunto, ti, ti do una strapa a casa. Quindi lei si fida ciecamente, ma scusatemi un attimo, eh, voi stessi, per quanto possiamo dirci saggi, ehm, come dire, mh, premuniti ai pericoli e tutto, ma se un genitore di una vostra amica... Vi offre un passaggio, il genitore. Cioè, è vero? Ci saremmo cascati tutti. Cioè, io, è questo che volevo dire... Io mi fido ciecamente dei genitori delle mie amiche. Anzi, dico, ma mano santa, che mi dai un passaggio. Ma grazie infinite, che mi dai un passaggio. Il fatto sta che la famiglia di Gina denuncia immediatamente, anche perché qui si stiamo, stiamo parlando di una minorenne, stiamo parlando di una quattordicenne. E quindi immediatamente la famiglia denuncia, appena non la vede tornare a casa. E eh, la cosa incredibile è che non è che soltanto le bambine erano amiche tra di loro, ma la mamma di Gina e eh, il rapitore erano amici d'infanzia. Sono cresciuti sulla stessa strada giocando insieme per strada. Quindi capite che cazzo non, non se lo sarebbe mai aspettato sta famiglia. Comunque, eh, pensate anche che siccome appunto erano amici... Quando la famiglia di Gina organizzava le veglie, organizzava delle manifestazioni per ricordare la figlia, per ricordare alle persone che avessero qualche informazione di darla, sì, insomma che tenessero gli occhi aperti se la vedevano da qualche parte, lui partecipava sempre. Lui partecipava, suonava, cantava, eh, abbracciava tutti, era quello più buono di tutti che era là a ricordare Gina. Quando Gina era incatenata, nuda, Abusata e piena di botte in casa sua, cioè, ecco, qui ci vedo proprio la, il gusto, cioè qui c'è il gusto in quello che lui fa. C'è cioè il sadismo vero, cioè è la manifestazione di uno che si vuole sentire un furbone, che si sente, no? Quello che ha, l'ha messo in culo a tutti, l'ho così messo in culo a tutti che mi guardano ancora come quello buono e bravo, peraltro faccio anche donazioni, no? A questa famiglia. Così guardate quanto, quanto li ho fregati tutti, eh, quanto sono furbacchione. Sadico narcisismo, esatto, esatto. Poi, una eh, bestia io direi, veramente una bestia. Dopo questa continuano a parlare di male, di diavolo, invece di preoccuparsi di capire che cazzo c'è nella, nella testa della gente e magari prevenire. Livia, ti abbraccio, ti vorrei abbracciare in questo momento. Lui, io uh, penso che lui avesse un una grave problematica legata alla possessività delle donne, cioè aveva una visione estremamente patriarcale, violentemente patriarcale ed era disturbatissimo dal rifiuto. Lui non riusciva ad accettare un rifiuto e aveva bisogno e urgenza di avere una donna in casa che gli facesse i lavori, che, gli, che lo soddisfacesse, che facesse tutto quello che eh, a lui serviva. Patriarcale in senso malato, e ci sono anche degli altri piccoli indizi che ci parlano di questo, perché appunto Ariel Castro era uno che eh, non ha mai ah, accettato un no da parte di una donna, nel momento in cui anche la sua ex moglie o anche sconosciute eh, provavano a dire di no, lui andava di violenza. Quindi, diciamo, quando parlavano di lui come una brava persona, non so, perché intervistano tante persone che dicono era bravissimo, era amabile, così gentile, salutava sempre. Poi intervistano i suoi compagni di, di musica, no? I suoi membri della band insieme a lui. E c'è uno che dice, no, ma era una brava persona, sai, era brava. So che quando voleva ballare con una tipa diventava violento quando lei diceva di no. Lui, tra l'altro... Aiuterà ovviamente a mettere i volantini, a... di, di tutte le ragazze, a fare le ricerche e tutto. Comunque, contrariamente a Michelle, Amanda e Gina hanno grande spazio nelle cronache e nei media. E questa è una cosa che ha fatto parecchio incazzare Michelle. Michelle era incazzata perché pensava che la sua famiglia se ne fosse fregata di lei. Non so se sia del tutto vero forse un pochino, però c'è anche da dire che eh, è il sistema stesso che si è fregato di Michelle. Si son, se ne sono fregati i poliziotti, se ne sono fregati i media, perché? Perché era una ragazza, insomma non debosciata, perché era una ragazza che veniva da un contesto familiare eh, estremamente problematico, quindi immediatamente se scompare una ragazza di questo tipo, allora, ciao One che se ne frega, perché tanto sicuramente è andata a drogarsi, no? Come dire? Vi parlo un pochino del soggetto. Ecco qui, vedete la distanza tra le, le zone in cui sono state rapite. Cioè, questo è, è lo stradone, lo stradone che vedete la Lorraine. E loro sono state rapite in questi punti. Chiaro sarebbe stato anche abbastanza semplice unire i casi, ma se poi consideriamo che ce ne sono altrettanti tutti intorno, è difficile poi andare a collegarli, no? E la casa era a 5 km, vabbè. Questo è il nostro mostrone, è il nostro mostrone stronzone e adesso vi parlo un pochino della sua vita. Non sappiamo veramente tantissimo della sua infanzia, pochino, ma quello che so ve lo dico. Allora, lui peraltro, cosa magica e incredibile, è riuscito a mantenere un lavoro perché lui faceva l'autista di scuola bus, quindi aveva anche la responsabilità dei bambini, ok? Eh, è riuscito ad avere una vita sociale perché aveva diversi amici e aveva anche tanti parenti che andava a trovare a casa, faceva le chiacchierine, e le feste insieme e tutto. Faceva quindi parte della comunità, si faceva vedere fuori, era uno che partecipava come avete visto, no? Alle ricerche, alle veglie, eccetera. E aveva una band, perché giustamente lui suonava in una band di salsa. E tutto questo riusciva anche a mantenere queste tre ragazze segregate in segreto per dieci anni in casa sua. Quindi voglio dire, cioè, io non trovo il tempo di farmi le unghie, non lo so. Cioè, non so se vedete. È una settimana come se solo la base trasparente. Devo ancora metterci il rosso sopra. Cioè, certo poteva andare in giro. Eh, sì, infatti. Le legava: esatto, le legava, le lasciava lì per giorni e andava in giro. Sì, ma c'è anche il pensiero del. Ma nessuno, magari mentre io sono in giro, potrebbe entrare in casa. O magari una di queste riesce a liberarsi. Cioè, se tu hai delle prigioniere. Devi starci dietro, devi controllare, non è che puoi dire ma sì dai prendo su e vado, a meno che tu non abbia un bunker eh, come aveva Fritzl ehm, o il rapitore di Natasha Campus dove effettivamente si potevano assentare per giorni perché, perché poi eh, Fritzl aveva la famiglia comunque al piano di sopra e quell'altro eh, aveva tutto il bunker in, in, inagibile quindi nessuno avrebbe mai trovato. No, la figlia non viveva con lui, adesso ci arriviamo perché vi racconto la sua storia e ci arriviamo. Allora, il suo profilo di Facebook, tra l'altro che è da dove lui usava questa foto, il suo profilo di Facebook sembra proprio quello di un uomo qualunque. Cioè, pensate che postava delle frasi come I miracoli esistono, Dio è così buono. E questa cosa l'ha scritta quattro giorni prima che eh, scappassero le prigioniere, quindi sembrava quasi lui il sensitivo a momenti. Oppure un altro post dice: Questa mattina mi sono svegliato col cinguettio di un cardinale rosso. Come on, spring! Cioè, tipo: Hey, che bella la primavera! Buongiornissimo! Sì, buongiornissimo. Quindi, guardando il suo profilo, c'ha tot amici, eccetera. Adesso non lo trovo più, probabilmente l'hanno buttato giù. Ma eh, ho visto degli screen e veramente sembra il profilo. Boh, di mio zio, cioè nel senso, tutto a posto. È giunto il momento di capire un po' com'è stata la sua vita. Ariel Castro è nato a San Juan, a Porto Rico vicino a Porto Rico, immagino. L'11 luglio del 1960, quindi era quasi nato il mio stesso giorno, quasi, ci ha provato. Ma eh, suo padre si chiama Pedro Castro e Lilian Rodriguez. Lui quando era bambino i suoi genitori divorziano, questa cosa ovviamente gli dà un trauma incredibile, perché oh mio dio, com'è possibile i miei genitori sono divorziati? Eh, noi adesso siamo molto abituati a questo trauma del divorzio, ma effettivamente eh, all'epoca non era così, cioè i bambini a parte che lo soffrivano molto di più proprio perché era un. Um, anche uno stigma sociale avere dei genitori separati e poi perché erano come dire un po' meno... Abituati all'idea, forse anche eh, socialmente parlando, le famiglie oggi quando i genitori si divorziano, se non divorziano male, cioè se in qualche modo riescono comunque a seguire il figlio adeguatamente non è poi così un grosso trauma, dipende, eh, dipende, perché ci sono i bambini che la prendono malissimo, ovviamente quando i genitori si separano sarebbe eh, responsabilità dei genitori mandare il bambino da uno psicologo di base, eh, quindi anche se il bambino sembra stare bene e non avere problemi, comunque una chiacchierata con lo psicologo andrebbe fatta, perché vuoi o non vuoi gli stai dando comunque un traumello, eh... Però mi dico anche, eh, adesso non so quanti di voi hanno i genitori separati, ma sta diventando quasi la normalità, purtroppo. Comunque va bene, lui aveva vissuto male questa separazione dei suoi genitori, tant'è che quando lui era molto piccolo, c'è anche da dire questo, è stato separato dai suoi fratelli. Lui aveva nove fratelli, cioè vi immaginate una famiglia di dieci figli? Madonna! Comunque aveva nove fratelli? Ed è andato a vivere negli Stati Uniti insieme a sua mamma e tre di questi fratelli. Che poi c'è anche da chiedersi, ovviamente questi dettagli non li conosco, ma ci sarebbe anche da chiedersi come hanno deciso di dividersi i figli. Tipo, tu con me, vedete quando fa, fanno le squadre a scuola? Che mettono tutti in riga, sono i due capi squadra, hanno i genitori. E dicono tu con me, non sto catecci, un altro tu. Tu con me, ok? Tu con me, ok? Tu con me. Okay, tu con me. Cioè, io mi immagino così veramente. Vanno a vivere eh, negli Stati Uniti, inizialmente stanno in Pennsylvania e poi dopo si trasferiscono a Cleveland, in Ohio, dove lui, appunto, ha sempre passato la sua vita. Ehm, tra l'altro, Castro, quando è giovane, ha anche un altro qui. Cioè in realtà in generale ha un alto QI È un ragazzo molto sveglio e intelligente Lui ha iniziato a suonare il basso da adolescente E infatti anche alla veneranda età di 52 anni Non ha mai smesso di suonare il basso Ha sempre continuato a suonare Ha sempre avuto questa sua band di shalsha E tutti lo consideravano un virtuoso eh, Mi ricordo c'è questa intervista che diceva A Cleveland <coughs> Di bassisti bravi Ce ne sono tre E il più bravo è lui a posto, a posto. Comunque lui era anche un grande appassionato di macchine e motori, no? Donne e motori. Insomma, appassionato di macchine e motori, quindi lui diciamo che il suo interesse principale era quello di avere belle macchine o belle moto. E spesso, tra l'altro, guidava senza patente, ma va bene. Comunque, nel 79 lui si diploma alla Lincoln West High School di Cleveland e negli anni 80 la sua famiglia trasloca. In un'altra casa, sempre a Cleveland, e lui si innamora della sua vicina di casa. C'aveva questa mh, ragazza meravigliosa davanti a casa che si chiamava Grimilda Figueroa. E però, purtroppo, eh, avendo deciso di sposare Castro, non ha poi fatto una scelta molto saggia nella sua vita, poiché eh, inizialmente i due vivono a casa con entrambi i genitori di entrambi. Quindi, fanno tipo una famiglia allargata dove ci sono sia i suoceri che i consuoceri e loro. Che vivono in, tutti insieme, poi cominciano a fare dei figli, hanno quattro figli questa coppia Castro e Figueroa. Per cui, insomma, diventando parecchio numerosi, hanno detto: Gua, forse è meglio se ci prendiamo una casa nostra. E quindi si spostano e vanno a vivere al 2207 di Seymour Avenue nel 92, che è proprio la casa che diventerà la casa degli orrori, la casa dove verranno segregate poi le povere tre ragazze. Quando loro si vanno a trasferire, eh, diciamo che Castro era stato bravo fino a quel momento, poiché appunto c'erano gli occhi vigili dei genitori. Ma quando vanno a vivere da soli, ahimè, la coppia ha un crollo. Cominciano a litigare pesantemente, lui diventa violentissimo. Cioè, ha eh, altro, cioè, violenza domestica, ma violenza domestica pesante. Cioè, le ha rotto il naso una volta? Una volta le ha rotto le costole, un'altra volta le ha rotto tutte e due le braccia, le ha lussato le spalle e la cosa più grave è stata quando l'ha lanciata giù dalle scale, lei ha sbattuto la testa talmente forte che le è venuto un nematoma cerebrale. E quindi chiaramente ogni volta lei andava in ospedale, sono caduta, sono caduta. E io mi dico anche, ma questi medici posso capire che una volta ci credi, due volte ci credi, ma la terza no. Cioè, alla terza sono caduta in casa, mi sono fatta male in casa, ehi! Insomma, non saprei. Tra l'altro, lei scappava spesso durante le violenze, scappava di casa e andava a rifugiarsi a casa dei vicini per chiamare la polizia. E hanno intervistato questi vicini che hanno detto, sì, sì, è vero, lei tante volte fuggiva da casa e veniva a rifugiarsi a casa nostra, noi le prestevamo il telefono l'intervistatore fa, ma non siete mai intervenuti per difenderla? Cioè non avete mai fatto niente? Risposta testuale, no, è meglio non mettersi in mezzo alle questioni coniugali. Cioè questi sapevano benissimo quello che succedeva in questa casa. Cioè lei che andava a chiedere aiuto a loro per poter chiamare la polizia, questi gli hanno giusto prestato il telefono e poi chi se ne frega. Eh, e tra moglie e marito meglio non mettere il dito finché si tratta di dinamiche... Di litigini tra di loro, prendere le parti non, non è Non è consigliabile finché si tratta di cagate, ok? Ma quando si tratta di violenza, cioè qui vuol dire salvare la vita a una persona, cioè vuol dire che lei ha rischiato di morire sotto le mani di questo, quindi, cioè, bravi, eh, no, mi raccomando, omertà, omertà. Comunque, nel 93, Castro viene arrestato per violenza domestica e si dice: Oh, finalmente, però cosa succede? La moglie ritira le accuse. Quindi, insomma, Figueroa alla fine la, la moglie riesce a lasciare casa, riesce a ottenere il divorzio e anche la custodia dei figli, proprio a causa dei precedenti, ehm, delle precedenti violenze da parte di Castro. Però, eh, come dire, lui non finisce mai in carcere, sì, ritira le accuse, non so per quale motivo, sicuramente sarà stata minacciata in qualche modo, lui avrà minacciato i figli, ma attenzione, non finisce qui. Perché lei riesce a ottenere la custodia dei suoi quattro figli e va a vivere da un'altra parte con i figli. E lui diventa uno stalker. Cioè, la segue dappertutto. Va a casa sua, tra l'altro lei riesce a ottenere un'ingiunzione restrittiva perché lui non, eh, non si avvicina a lei. Non conta un cazzo, lui continua a farlo. E più lei prova a difendersi, più lui alza il tiro. Perché non solo la picchiava tutte le volte che la incontrava, ma rapisce le sue figlie. Le rapisce. Cioè lui non si può manco avvicinare a queste figlie, ma gliele rapisce. Insomma, alla fine eh, la fa sempre franca sostanzialmente, ma si rende conto che ha bisogno di una donna in casa sua, perché comunque lui è single, è solo, poi tra l'altro sta cosa la ripete spessissimo. Eh, sono un uomo single è eh, tutto in casino perché vivo single, perché non ho una donna, ho bisogno di una donna, ho bisogno di una donna. Allora, siccome nessuna donna gliela dava eh, come dire mh, nei tempi che lui voleva, cioè subito. Uh, perché lui poi spesso andava nei locali, voleva ballare con le tipe e le tipe subodoravano, insomma, che c'era qualcosa di strano in lui e quindi gli davano in là, lui si incastava tantissimo. Quindi alla fine ho detto: Oh, io ho bisogno di una donna, scusate, di una serva in casa mia. Quindi vado e me ne prendo una dalla strada. E tra la la ecco Michelle Knight che viene uh, rapita, la prima. Poi secondo me ha detto: Mmm, dopo un anno, anzi nove mesi che ho oh, questa schiava, non mi basta più, ne voglio un'altra e dopo un altro anno ne voglio un'altra, c'hai capito? L'Arem. Uh, cui alto ma ragiona come un contadino medievale. Esatto, perché qui alto non vuole dire capacità di razione di, di elasticità mentale o intelligenza emotiva. Cui alto significa che tu sei veloce e bravo. A elaborare le informazioni. Ma se le informazioni che tu hai fanno cagare, tu elabori solo merda. Brutta storia, Grimilda Figheroa comunque morì nel 2012 a causa di un tumore al cervello. E a me è venuto anche da pensare che dopo tutti, tutte le botte in testa che ha preso a causa di questo uomo violento del cazzo, forse il tumore al cervello non è stata una casualità. Cioè, può anche essere una casualità, eh. Però mi è venuto un po' il pensierino, mi è venuto. Vabbè, fatto sta che, eh, come vi dicevo, lui faceva l'autista di autobus, ma nel momento di scuola, anzi, nel momento in cui viene arrestato, è disoccupato. Perché? Perché è stato licenziato per cattiva condotta. Lui aveva fatto con i bambini a bordo un'inversione a U illegale, ma pensate un'inversione a U in uno stradone con un cazzo di scuola bus? E inoltre utilizzava l'autobus per andare a fare la spesa, cioè, lasciava i bambini sull'autobus e poi diceva: Bambini aspettate un dieci minuti, che devo andare a comprare le, non lo so, i cavolfiori. Cioè, così e quindi niente, fortunatamente non è successo niente di male. A questi bambini gli è andata di culo, però quando hanno scoperto che si comportava così, chiaramente lo hanno licenziato immediatamente. Per cui, come tuo padre, no, 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 no. Lui, tra l'altro, quando venne licenziato, guadagnava 18,91 dollari all'ora, se vi interessa. Ehm, peraltro, ecco, ovviamente non pagava più le tasse, non pagava più un. L'avrebbero preso, in un modo o nell'altro, anche se loro non si fossero liberate, l'avrebbero comunque preso. Potrebbe esserci una correlazione tra tumore e essere vittime di forte violenza? Sì, 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 sì. Non è la prima volta che sento una persona che ne ha subite. Vedete la, um, la Colasanti, la Donatella Colasanti, quella del massacro del Circeo, che anche lei è morta di tumore e infatti anche i suoi medici hanno detto è morta di dolore. Uh, più che di sì, le è venuto un tumore, ma per uh, tutto quello che ha dovuto subire e tutto il resto. Sì, raga, i, i tumori eh, sono malattie gravissime, ma possono anche derivare da delle condizioni di estremo stress. Lo stress, che non è solo, oh mio dio, oggi ho lavorato troppo, sono stanca. Lo stress ha molte sfaccettature. Soprattutto quando è grave può portare al cancro, assolutamente. E lui, come vi dicevo prima, in casa da solo, senza la donna schiava, come fa a vivere? Senza un sacco da box da picchiare ogni giorno, da lanciare contro i muri e da spaccargli il cervello. Come fa? E quindi era diventato depresso lui, poverino. Era diventato chiuso, silenzioso, riservato. Era molto depresso. E poi a un certo punto c'è un po' più rallegrato. Quando è arrivata la sua prima vittima, tanto. Tan, tan. Comunque era molto strana la sua conduzione di casa e questo se ne sono accorti tutti. Poiché lui effettivamente non faceva mai entrare nessuno in casa sua, nemmeno i suoi figli, nemmeno sua madre che eh, faceva sostare tutti quanti in giardino. Qualche volta faceva entrare qualcuno, forse i figli, al primo piano. Perché il primo piano della casa era quello dove non potevano stare le ragazze. E eh, Però, insomma, aveva sempre dei problemi perché, appena le ragazze si accorgevano che qualcuno entrava in casa, cominciavano a far bordello. E quindi lui continuava a dire: eh Sì, no, perché ho dei cani, ho i cani chiusi su, no? E poi li mandava tutti fuori. Uh, peraltro aveva tutte le stanze chiuse con i chiavistelli cioè con, con, con i lucchetti, le catene quindi insomma mh, qualche domandina uh, io me la sarei fatta se frequentavo casa sua però va bene la mamma uh, non veniva mai fatta entrare veniva sempre fatta stare sul portico o al massimo in giardino e quando uh, i suoi amici o vicini di casa si avvicinavano a casa sua lui era molto uh, sì però adesso vai eh sì no, ok però adesso vai siete sensibili, non guardate il film? No, infatti io ho guardato il, la prima mezz'ora. Sono arrivata a parte del cane e ho detto: Sai cosa? Lo guarda un altro. <ride> Perché io non ce l'ho veramente fatta. Fatto sta che quando lui usciva con i suoi amici per andare a rimorchiare, lui rimorchiava una tipa. Quando la tipa gli diceva no, grazie, lui cominciava a strattonarla, tirava, insisteva. Ed erano sempre i suoi amici a intervenire e dirgli basta. Ma non gli dicevano basta, tanto li hanno intervistati. Non gli dicevano basta. Sei molesto, sei violento, fatti curare. Gli dicevano basta, non vedi che fai una figura di merda? Ah beh, se cioè, questo è il problema, tutto a posto. Comunque, adesso vi faccio vedere la casa nella quale eh, venivano tenute queste povere ragazze. Ok, qua ci sono le immagini della casa. Mentre vedete le immagini io vi racconto un po' eh, la casa. Allora, questa casa era di 130 metri quadri. Quattro camere da letto, un bagno, una cantina un, diciamo cantina sotto seminterrato, ed era formata da due piani più il seminterrato. Quindi le ragazze venivano tenute o al piano superiore o al seminterrato. Il primo piano era dedicato solo ad Ariel Castro. Comunque la casa era sempre tenuta buia, aveva le finestre coperte da pannelli di legno inchiodati alle finestre, tra l'altro, mi viene da dire mai vicini! Cioè, ste cazzo di, di pannelli di legno che lui inchiodava alle finestre, non le hanno mai visti? Cioè, boh, comunque. Lui, tra l'altro, ha sempre questo iter. Quando le cattura, le porta prima nel seminterrato, le tiene lì legate dei giorni dopodiché comincia pian pianino a dargli un pochino da mangiare un pochino cioè pensate che le ragazze inizialmente non avevano nemmeno un secchio perché stavano giorni legate eh, e quindi erano costrette a farsi pipì e cacca addosso da social... così da legate quindi anche dover stare nel tuo nei, nei tuoi rifiuti per così tanto tempo Uh, Questi qui non capita mai. Una vicina Karen che si fa i cassi loro quando serve. Eh è una domanda. È una domanda che mi farei anch'io, considerato che. Comunque sia. Eh, lui trattava tra l'altro in modo diverso queste ragazze perché in particolare odiava Michelle. Non si sa per quale motivo, ma Michelle era quella sulla quale lui sfogava di più la sua frustrazione. E infatti Michelle sarà anche quella che eh, una volta salvata avrà bisogno di molte più cure e interventi chirurgici perché pensate che aveva il volto irriconoscibile, cioè le aveva proprio spaccato completamente la faccia. E le altre erano messe, diciamo... Un pochino meglio, um, tra l'altro, per molti anni queste non sono mai state uh, fatte scendere al primo piano perché proprio lui aveva paura che in qualche modo loro si fossero si facessero sentire, che magari urlando avrebbero richiamato l'attenzione di qualcuno. Quindi le teneva sempre, come dicevo, sopra o sotto con il bavaglio, cioè gli metteva una roba in bocca e poi lo scotch sopra, così anche nel momento in cui urlavano, l'unica cosa che si poteva sentire erano dei mugoli che lui poteva tranquillamente eh, far credere fossero cani. Vedete, sì, è piena di giocattoli questa casa, è piena di giocattoli, di cose per bambini, da una parte perché penso che lui avesse voluto far crescere queste donne anche in un ambiente piuttosto infantile, ma soprattutto perché c'era una bambina. C'era una bambina in questa casa, una bambina nata e cresciuta in questa casa che aveva sei anni. Figlia di Michelle. Ma adesso ci arriviamo. Poi vedete che non potevano andare in bagno loro, avevano soltanto dei secchi o delle, de, degli scudocini dove fare i bisogni, che tra l'altro venivano svuotati di rado, quindi eh, dovevano vivere proprio nella loro cacca sostanzialmente. Lui tra l'altro viveva nel casino, nella sporcizia, aveva una casa completamente, ma lo vedete anche dalle immagini, eh, a soquadro e non se ne curava minimamente. Pensate anche che eh, potevano fare la doccia soltanto una volta alla settimana e mangiavano soltanto una volta al giorno. E l'unica cosa che lui gli portava da mangiare era McDonald's. Tutti i giorni. McDonald's. Tutti. Per dieci anni lui le ha fatto mangiare una volta al giorno. McDonald's. Pensate anche, cazzo, cioè, se, se non le hai uccise eh, tu con le tue mani le hai uccise col McDonald's perché veramente, io mi lamento delle flushables infatti, me le tengo volentieri le mie flushable. Loro vengono ovviamente tenute tante volte anche affamate e assetate apposta per punizione, poiché loro dovevano obbedire a ogni suo ordine, a ogni suo piacere sessuale e non dovevano mai ribellarsi e se... Provavano a fuggire o provavano a chiedere aiuto, lui diventava una bestia. Le puniva, le lasciava senza mangiare, le teneva legate per giorni e le usava come sacchi da box. Peraltro, usava anche questa tecnica di ogni tanto lasciare eh, qualcosa apposta aperto. Una porta aperta o un qualcosa che gli facesse credere che lui si fosse eh, in qualche modo dimenticato per vedere se erano davvero fedeli o no. Ecco, qui c'è da dire una cosa. Loro non erano poi così fedeli, perché appena potevano, cercavano in qualche modo di fuggire. E lui lo sapeva quindi le, le coglieva in fallo apposta per poi avere la scusa per picchiarle ancora più forte. E per cui pensate che verso la fine avevano tutte paurissima, anche quando Michelle, è, no, scusate, Amanda è riuscita a mettere fuori il braccio e chiamare aiuto, lei non era tanto sicura che quello che stava facendo avesse senso e che non fosse una trappola di Castro. Fortunatamente non lo era. Però tante volte succedeva così e lui era proprio lì dietro la porta che aspettava. Quindi pensate anche che ci è voluto del coraggio per chiedere aiuto. Quanta rabbia deve avere dentro per eh, il rifiuto. Cioè, lui questa cosa qui non l'accettava, ma non solo non l'accettava, le metteva nella condizione di farlo per punire. Che doveva proprio. In, ti doveva ficcare nel cervello che tu dovevi stare lì. Tu dovevi stare lì con lui e dovevi anche essere contenta. Ah, non sei contenta? Non ti picchio ancora di più e dopo diventi ancora più contenta. Cioè, maniaco vero, eh. Ma soprattutto la cosa inquietante è che questo non si presenta con la classica eh, faccia da, da delinquente. Adesso sì, magari per voi. Eh, che, che sapete la storia. Ma lui si presentava normalmente come un, un cittadino medio, uno che faceva parte della comunità, anche generoso eh, che dava, diciamo, una mano, che suonava eh, la salsa, suonava gli eventi. È uno amatissimo nel quartiere, peraltro, quindi. Questa è una cosa strana, che aveva proprio una, una doppia faccia inquietante. Comunque sia, le ragazze lui, eh, come vi dicevo, le legava al muro, le legava al palo o le sospendeva al soffitto usandole come sacco da box. Le ragazze, peraltro, ovviamente avevano il terrore di lui per quanto ogni tanto cercavano di fuggire erano veramente terrorizzate. E eh, considerate che una di loro, Gina, ha visto il papà, ha visto suo padre. Dalla finestra mentre andava a fare visita dai vicini di Castro perché erano suoi amici. Quindi il, il padre era tipo a 12 metri dalla figlia che la cercava da anni e anni. La figlia così che lo vedeva ma non, era imbavagliata, legata, non poteva fare nulla. E il padre che andava a trovare i vicini di Castro ovviamente inconsapevole del fatto che aveva la figlia viva legata a 12 metri da lui quindi assurdo, assurdo, assurdo. Sì, Gina era minorenne, Gina era minorenna, eh, era minorenne anche Amanda perché aveva 17 anni, almeno mh, per noi sì, sì, minorenne. E 21 invece Michelle. Comunque, parliamo un attimino della bimba. Allora, eh, esiste, ecco questo è lui che suona, <ride> il basso tra l'altro è andato anche, penso, in una trasmissione a suonare. Cioè uno. Questa è la bimba, è la bimba di, di, di Amanda. Amanda ha avuto infatti questa bambina che si chiama Jocelyn o sì. Jocelyn, che è anche la figlia di Castro. Ovviamente venuta fuori da purtroppo una delle ennesime violenze sessuali a cui era eh, abituata ormai tristemente Amanda. La bambina ha sei anni, quindi, comunque è cresciuta per tutti questi sei anni a casa con Castro. C'è da dire che eh, rispetto alle ragazze, Castro la bambina la trattava bene. La bambina era libera, la bambina non veniva mai segregata, non gli veniva fatto mancare niente, quindi diciamo che almeno questo. Lui, tra l'altro, la considerava un po' come figlia sua, cioè nel senso che questa bambina chiamava lui papà e chiamava nonna la mamma di, di Castro. E aveva pieno di giocattoli, insomma, aveva quello che doveva fare. Quando arrivava qualcuno da Castro, lui la presentava come la figlia della sua nuova fidanzata. Peraltro c'è stata una scena veramente inquietante perché lui in realtà era contento di questa bambina, cioè lui gli voleva bene a questa bambina. E, e quindi una volta si è incontrato con sua figlia, eh, una delle, delle sue figlie, e gli ha fatto vedere sul cellulare la foto di Jocelyn. E la figlia fa: Cazzo, ma è uguale a mia sorella. E lui gli ha detto, no, no, infatti dice, assomiglia un sacco a Emily, lui fa, no, non è mia figlia, è la figlia eh, che la mia ragazza ha avuto da un altro uomo. Ah, ok, quindi, cioè, poi quando la, la, la figlia ha scoperto che Jocelyn in realtà era la sua sorellastra, ha detto, eh, cioè, era arrivata, l'avevo capito, tristemente comunque. Bene, com'è nata questa bambina di cui nessuno conosceva l'esistenza, cioè la conoscevano come la figlia della sua fidanzata. Poi lui era molto eh, molto riservato per quanto riguardava la sua vita privata, cioè lui diceva "Sì, io ho una fidanzata", ma sì, si chiama così, ma era molto vago, i suoi amici non si sono mai preoccupati, perché appunto diceva "Vabbè, ma è lui che è fatto così, è uno riservato, non gli facciamo troppe domande", invece magari sarebbe stato il caso di rifarle. Com'è nata questa bambina? Avevano una piscina gonfiabile. Amanda è rimasta incinta, ha proseguito la sua gravidanza. Poi, quando è stato il momento di dover partorire, Castro ha eh, riempito la piscina gonfiabile di acqua e l'ha fatta partorire, cioè il parto in acqua praticamente. E la cosa più triste è che ha preso Michelle e gli ha detto: Ok, Michelle, tu adesso fai partorire Amanda e se muore... O lei o la bambina, io ti ammazzo. Quindi è la tua responsabilità. Fa che vada tutto bene. Oh mio dio, panico. Cioè, ma immaginatevi. No, no, lui medico per niente. Lui ha messo la piscina, poi ha detto: è la tua responsabilità, fa la partorire te. Voi pensate, io al suo posto, cioè io non ho mai fatto partorire nessuno. Penso come nemmeno Michelle. Trova... Pensate di dovervi trovare una situazione in cui dovete far partorire una donna e non avete mai fatto una cosa del genere. E avete sul groppone una responsabilità immensa. Anche perché quando la bambina eh, viene partorita, quindi fuoriesce e viene alla luce, non riesce a respirare. E quindi Michelle va nel panico perché dice: Ok, ok, questa bambina muore, sta bambina muore. E poi dopo muoio anch'io perché m'ammazza. Gli fa la respirazione un eroe. Veramente un'eroina, Michelle. Un'eroina fa la respirazione bocca a bocca alla bambina e riesce a salvarla. Cioè! Pa, assurdo, assurdo. E quindi, insomma, non è tutto bene quello che finisce bene, però almeno non è morto nessuno. Sapete qual è la grande tortura psicologica dietro tutto ciò? Non è tanto il fatto che eh, Michelle si sia dovuta prendere la responsabilità di far partorire la sua amica sorella, perché poi erano diventate veramente unitissime, e avere anche la responsabilità di far sopravvivere questa bambina. Ma Michelle è stata messa incinta più di cinque volte da parte di Castro. Lei avrebbe voluto tenerli questi bambini, ma lui li ha abortiti tutti e glieli ha abortiti con le botte. Le buttava dei manubri, i pesi, quelli da far palestra, sulla pancia, le dava dei pugni sulla pancia e la scaraventava contro il muro finché non, non abortiva. E continuava a menare finché non abortiva. L'ha fatta abortire cinque volte. Questo è l'omicidio, questa è l'accusa di omicidio. Michelle la odiava, era il suo sacco da box, doveva torturarla in tutto e per tutto. Non si meritava il suo seme, la sua prole, no? Quindi Michelle fa schifo, la puniamo in tutti i modi, poi quando metto incinta quell'altra e le permetto di portare avanti la gravidanza, do anche a Michelle il compito di farla partorire. Così la faccio soffrire ancora di più tutto quello che io ti ho tolto, no? Perché almeno potevi avere un figlio, perché abbiamo visto che effettivamente queste storie, eh, le... anche se sono segregate, se possono stare con il loro figlio, comunque hanno una gioia, no? Almeno una gioia ce l'hanno. Cioè. Questo è proprio un mostro. Questo è veramente mostruoso. Pazzesco. Pazzesco. E quindi niente, anche questa tortura psicologica. Che poi Michelle e eh, Amanda sono unitissime, infatti, anche eh, perché hanno fatto nascere, insomma, perché lei ha fatto nascere la bambina. L'hanno cresciuta insieme. Tutte queste ragazze, però, veramente. Poi, ecco, lo stato dell'Ohio si è interrogato se eh, effettivamente accusare di omicidio o meno Castro, perché c'era la testimonianza di questi aborti, ma c'era solo la testimonianza, non avevano le prove e quindi a questo punto non sono poi riusciti fino in fondo a dargli la pena di morte. Volevano dargli la pena di morte, ma poi dopo vedremo che cosa gli che cosa gli cosa si prende. Era un cazzo di di psicopatico, cioè non, non aveva la capacità empatica, ma secondo me lui non ce l'aveva, in particolare verso le donne. Perché eh, con gli altri uomini, tutte le persone che lo hanno conosciuto, uomini ne parlano bene, dice che lui era effettivamente uno sensibile, tutto, ma con le donne, per me non lo era per niente. Quindi aveva, a mio parere, una sorta di mancata empatia nei confronti del genere femminile. E aveva una educazione talmente patriarcale. Che non riusciva proprio a comprendere e ad accettare che una donna potesse dirgli di no. A giugno 2008, pensate, uno dice: Ma la polizia è tonta? Cioè, a giugno del 2008 la polizia ferma Ariel Castro. Tra l'altro, c'è anche l'intervista al poliziotto che lo ferma, perché lui aveva la moto con la targa al contrario. Cioè, tra l'altro, è anche da dire: Ma che cazzo è che la targa al contrario? E lo fermano per questo. E quando gli controllano la patente, non aveva nemmeno la patente giusta per guidare quel tipo di moto. E il poliziotto dice guarda solitamente per un reato di questo tipo si arrestano, cioè, qua in America tra l'altro arrestano veramente fa facilmente, manette, volante, è eh, un attimo che ti mettono dentro, anche per reati veramente molto lievi. E quindi lui ha detto guarda normalmente noi un soggetto del genere lo avevamo arrestato e ficcato nella macchina, ma lui era così gentile! E effettivamente c'è anche il video dove lui è proprio accondiscendente, dice: Ah, gente, mi dispiace così tanto. Poi sa, io faccio l'autista di scuola bus, è stata proprio una cavolata questa che ho fatto. Poi allora gli controllano i documenti, vedono che non ha precedenti e, e quindi lo lasciano andare, lo lasciano andare a patto che lui non salga sulla moto, ma la trascini a casa così. Cioè, neanche gli hanno sequestrato la moto, capito? Assurdo, assurdo. C'è il video dentro il documentario, io ho visto un documentario che eh, non mi è piaciuto, un documentario brutto <ride> fatto tra l'altro um, che saltava di pala in frasca quindi ovviamente mentre sentivo il documentario stoppavo e andavo a cercare tutte altre cose perché veramente era difficile da seguire. Anche qui fallimento nel senso che l'avrebbero potuto prendere eh, mentre lui aveva poi tra l'altro ste ragazze a casa in quel periodo e niente. Allora, il giorno in cui Amanda riesce a fuggire, nel 2013, perché lei riesce a fuggire? Perché Castro non le aveva legate tutte, cioè aveva legato le altre due, ma Amanda l'aveva lasciata libera, probabilmente poiché Amanda era quella, diciamo, un po' più affidabile, era quella di cui si fidava di più. Ha commesso il suo primo errore. Proprio perché lui eh, quando usciva di casa le legava sempre tutte, le imbavagliava e gli metteva lo scotch. Quella volta ha deciso di fidarsi. Ora oh, sono passati dieci anni, a una certa no, dice ok dai, mi fido. E invece, eh, meno male che si è fidato, Amanda ha avuto il coraggio di, eh, di sbracciarsi perché lei praticamente si accorge che la porta d'ingresso è aperta ma la controporta è sprangata. Quindi insomma... Non è che riesce del tutto a fare quello che. Eh, non è che riesce del tutto a uscire, ma riesce a crearsi quello spiraglio sufficiente per mettere fuori il braccio e farsi sentire urlando. Tra l'altro, lei questa cosa la fa solo perché davanti c'era la signora Marti, la signora che era lì sul, sul porticato ad ondolarsi. E che quindi avrebbe potuto salvarla, ascoltarla e dare una mano. Qua c'è la parte più simpatica del vicino quando viene intervistato. È il vicino quello che di, vi dicevo prima, eh, quello di colore, che eh, si avvicina no, alla porta, riesce a sfondarla, eh, sfonderà lui la porta per salvare la ragazza. Che non è una cosa scontata, eh? Cioè, raga, non è scontato. Pensate, se voi vedete gridare una donna che... Esce un braccio da una casa, no? E grida aiuto, aiuto, aiutatemi. Non è da tutti andare lì e prendersi la libertà di sfondare la porta a un vicino. Magari lei era semplicemente preda di un delirio, non lo so. Magari era psicotica, magari era schizofrenica, magari era una finta, non lo so. Invece eh, lui si è preso questa responsabilità, quindi devo dire tanta roba, tanta roba. Lui ha detto che quando ha sfondato la porta, testuali parole, dice: Quando ho visto una, bia una bambina bianca corrermi tra le braccia, io, un uomo nero, ho capito che c'era decisamente qualcosa che non andava. Ho detto... <ride> detto no, 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 comunque niente, alla fine le portano tutte quante in ospedale, fanno il check-up completo, cercano anche. Di capire che tipo di traumi hanno subito, chiaramente le ragazze inizialmente non hanno parlato eh, con nessuno, con i media perché volevano la loro privacy. Eh, figlie bianche. Esatto, esatto. Sì, è una triste storia, eh, è una triste ironia, davvero, però anche in quella zona lì si sente molto, si sentiva molto anche al periodo del eh, razzismo. Sad story, vi ricordate la mamma di Amanda che era andata anche alla trasmissione televisiva dove la medium le aveva detto che sua figlia era morta? Ecco, la mamma ha lottato tutta la vita per cercare la figlia ed è morta tre anni prima che venisse trovata. E quindi quando lei, eh, quando Amanda esce diciamo dalla sua prigionia, scopre che sua mamma è morta. Male, malissimo, tra l'altro era quella che aveva lottato di più per lei. Comunque, Michelle, come vi dicevo, è in condizioni davvero terribili. Pensate che sua nonna ha detto ai giornalisti che eh, era obbligata a fare un, um, una chirurgia facciale per la ricostruzione del viso, tanto che gliel'aveva distrutto a forza di pugni e calci in faccia. Cioè, aveva tutta faccia rotta. Come dicevo, uh, Michelle era davvero molto arrabbiata, sia con i suoi genitori che con le forze dell'ordine, perché si sono tutti dati da fare per le altre due e per lei niente. Tra l'altro, vedete, cioè, in senso, cornuta mazziata perché era quella che veniva trattata peggio là dentro, era quella che Castro odiava di più e maltrattava di più, ed era anche quella che cercavano di meno e che si sono cagati di meno. Ma poverina! Io mi chiedo anche a questa bambina che eh, è vero che veniva trattata bene, veniva amata dal, dal padre e tutto, ma sono certa che la bambina gli abusi li vedesse. E non credo che la bambina non si porterà dietro niente di quello che ha dovuto vivere, anzi. Comunque, pensate che quando sono arrivate a casa, ecco, appunto per quello, Michelle era talmente incastrata con la sua famiglia. Che non è voluta tornare a casa sua, non ha voluto riabbracciare i suoi genitori, la sua famiglia, è andata direttamente a casa di Gina, si è fatta adottare dai genitori di Gina, praticamente, ed è rimasta là. Quindi pensate anche quanto doveva essere incassata con i suoi parenti, eh, per non averla mai effettivamente cercata abbastanza. Pensate che casa di Gina, così come anche casa di Amanda, erano eh, tutte quante circondate da giornalisti. Quindi queste povere ragazze, di nuovo costrette a chiudersi in casa, perché i giornalisti non le lasciavano in pace. Ma scusate, dieci anni sono state chiuse dentro una casa. Basta, lasciatele uscire, basta. E infatti cosa avevano fatto queste poverine? La famiglia di Gina. Aveva organizzato un telone nel, nel loro giardino, aveva eh, completamente recintato il giardino con un telone per poterle far stare in giardino, tutte e due, Jean e Michelle, in modo tale che almeno potessero guardare il cielo. I media sono dei maledetti veramente, ma veramente. E quindi così questo telone le copriva dalle telecamere, ma almeno avevano il cielo sulla testa, potevano respirare l'aria. Anche perché loro da quella casa non sono mai uscite se non... Tre volte in dieci anni solo per fare il giro intorno al giardino. Così e basta. Le conseguenze legali. Allora, lo stato dell'Ohio, come vi ho detto, riconosce eh, l'aborto come il... lui che uccide il feto eh, come un omicidio, no? Quindi considerano i feti persone e quindi se tu provochi un aborto sei un assassino. Chiaramente non c'erano le prove, cioè c'era soltanto la testimonianza delle ragazze. Quindi alla fine si mettono d'accordo e gli danno mille anni di carcere, senza possibilità di libertà condizionale. Quindi direi mille anni di carcere. Tra l'altro la pena di morte eh, non era gradita a nessuno. Cioè quando dicevano anche i parenti delle vittime. Dicevano, ma voi sareste d'accordo con la pena di morte nei confronti di Castro? No, troppo facile. Lui deve stare rinchiuso, torturato, come sono state loro per dieci anni e lui per tutta la vita. Quando esce, fortunatamente mai, perché appunto lo troveranno, dopo pochi mesi, dal, dopo tre mesi di detenzione, lo troveranno impiccato alle lenzuola della sua cella. Poi gli hanno fatto anche autopsia, È morto per strangolamento. Lo evidenziano più volte. E secondo me, quando c'è un'escusazione non petita, secondo me è stato ammazzato. Secondo me l'hanno ammazzato. Ma va bene, va bene, mi va benissimo. Se suicida, sì, sì, in questo caso se lo hanno suicidato, non, non mi lamento. Non... Questo è uno di quei pochi casi. In cui se suicidano qualcuno, dico: Vabbè, ok, a posto. Peraltro la polizia trovò anche una sua lettera di addio in casa sua, no col foulard, con le, con le lenzuola, trovò anche una lettera di addio in casa sua dove lui confessava i, rapine, i rapimenti e scrisse che eh, avrebbe lasciato tutti i suoi soldi e tutta la sua eredità alle tre donne rapite nel caso in cui lui fosse stato catturato. Quindi vedete che lui dava per scontato che prima o poi lo avrebbero preso, gli ha lasciato l'eredità a, a ste figlie, eh, non rimedia ovviamente a nulla di quello che ha fatto, anzi direi, mi pare il minimo. E eh, eh, niente, queste ragazze adesso sono delle donne meravigliose che eh, sembra effettivamente che si siano riuscite a rifare una vita. Anche se eh, difficile potersi rifare una vita dopo una cosa del genere, non hanno rilasciato dichiarazioni fino al 9 luglio 2013, dove hanno fatto un video, ognuna di loro ha parlato per pochissimo e dicevano. Uh, no, guardate, grazie per tutto quello che avete fatto per noi, grazie alla comunità che ci ha aiutato, uh, meraviglioso tutto, però noi vorremmo essere lasciate in pace e vorremmo che voi tutelaste la, uh, la nostra privacy. Però ho trovato un'intervista invece posteriore, dove, che non l'ho ancora vista, perché come sapete mi piace fare le reaction insieme a voi, quindi adesso provo a mettervela su, magari vedo se ci sono i sottotitoli in italiano... music I had gotten off of work early that day and I worked at Burger King I called my sister for a ride she was at work and I had called a friend for a ride and he didn't answer so I just started walking and as I was walking there was a van and it was in a driveway that I had to go around um, I looked up saw a man and a, a girl in the van the girl looked like someone that I had worked with so you know I smiled at them continue to walk a couple minutes later the van pulls up and he says do you need a ride i was walking home from school with his daughter arlene castro and she used to pay phone to call her mom to ask her if she could come to my house mm -hmm. and her mom said no she went her other way and i went the other way He asked me if, if i seen his daughter, and I said yes. And he was like, Can you help me find her? And I was like, Yes. And then he didn't turn around. We ended up going to go into his house. I had my Burger King Alfred on, so he noticed that, and he was talking about how his son had used to work there. And that I knew a couple of his kids. So, so it was a kind of casual conversation. Yes. And then, of course, um, when you get to the house, you immediately know that he's not going to let you out. Yes. Amanda had recently celebrated her 16th birthday when she was kidnapped. Once locked inside Castro's house, she discovered his first victim 21 year old Michelle Knight. This is Seymour Avenue, less than four miles from where the girls are abducted. Ariel Castro moved here in 1992 and he was well known in the area. He imprisoned the three girls here for more than 10 years. They were chained up for much of the time, raped over and over again, half starved, sometimes beaten, and never allowed out of the squalid, airless, <laughs> airless <laughs> house. 2207 Seymour Avenue has been razed to the ground now, one less physical reminder of the girls' decade in hell. Amanda, you had demonstrated extraordinary foresight to keep a diary. Mm. How did that come about? What did you do? Well, within the first week, you know, I was just sitting in a dark room watching this small black and white TV, and he asked me, Is there anything that you needed from the store? You know, coloring books or something. And I said, Yes, a, you know, a color book would be nice and a journal. You almost made a code, didn't you? I mean, the code, you were being raped repeatedly, sometimes up to five times a day. but what you did, would you just put 3x, 4x, 5x? Now, why did you do that? I knew eventually, if we were ever freed, you know, my mom would read this. And I wanted my family to kind of know what what I went through and how horrible it was. And I also wanted him, I wanted everything to be accounted for. But was it also a way of writing about the rapes but not writing about the rapes? Exactly. Yeah. And how did he chain you, Gina? When you? Well, were my child? chain went through her wall to my wall, like through a wall, because her room and my room were connected, so it went straight through a wall, and then I'm like divided from my anchor <laughs> to Michelle's <laughs> ankle. It, it, it must have been terrible to have the chains on <laughs> all, all the time, but also when he was abusing you physically, he had you sometimes in the same room. Um. There was only like a couple of times that that happened with me and yeah, that was like horrible. Like I just I remember crying and telling him no. But again, it was part of the sadism. I think the more we cried and showed him our pain and our sorrow, like he like got energy from that. Like it helped him. So, so we kind of learned. Cried. Yeah, we kind of learned, right? To like mm. just don't cry don't show him your pain don't show him you're mad even though don't sometimes let him see it was you're hurting so he can not laugh from the inside mm -hmm. one of the cruellest things i think early on that he did was he talked to you about the fact that he'd been on his motorcycle and he'd seen your mum handing out flyers about your disappearance and he had gone up and taken a flyer from her and asked if there was any information about you, which was so cruel. <laughs> yes. But you asked for the flyer. Now, why did you want to Because my mom piano. was handing out the flyer and it was the only thing that was close to her. But you also wanted to decorate it. And did you think that you would be able to keep that flyer to the day that you saw her? Yes. And that was important to you. Gina's parents, Nancy and Felix, never gave up the search for their missing daughter. We did everything. Any ideas that came up, if anybody approached us, um, uh, we took advantage because we knew we had to keep her alive. We, need, we knew we had to keep her out there so people would not forget. You got a chance to see your families on television. That must have been both heartbreaking, but was also it, it left your spirits? Amanda. It did. You know, that was the only way we knew how they looked, what had changed within a year. To know that they were still fighting for you. i Michelle, I I feel like a piece of my heart was missing. Maybe I've also seen my mom, my sister, my two children, my husband. We did everything together. When she came up missing, I lost a piece of me. You know, we were so close. She's my best friend, and it was hard. But you kept going, didn't you? I kept going because, like I said, I've never given up hope on my sister. If I didn't know anything about her, there was nothing bad in my heart, you know? So see, all I can do was keep hope and keep going. For you, Gina, too, you have this big, you know, fun family, and then you were able to see them on television, see your mom. But something else came on the television as well that you didn't watch it, but you watched the royal wedding. I did. Tell me. <laughs> oh, so it was like the biggest thing on all the news channels, you know, and I loved watching the news to know what was going on in the world. And they're like, well, you, you know, you have to wake up at like six a.m. and it was going to be on this channel, so I actually set my clock and got up at sì, six a.m. To me, that was just something that would, I don't know, it's happiness. They're getting married and to see what her dress looked like and see all the people there, and it was just beautiful. I still one day want to get married and have a family, you know, that normalcy. And what did you think of her dress? Um, I think it could have been a little fancier. Mm -hmm. She is a princess. Yeah. <laughs> 3 years into Amanda's ordeal, something would happen which would change the experience of everyone inside. Amanda became pregnant. I had realized that I hadn't got my period and that was like the first sign and then I had started like getting sick like I couldn't eat anything, and I would just throw it up. So that was like, that was the sign. But you knew that he didn't want a baby in the house? Yeah, because, you know, if the baby cries, or, you know, the neighbors hear a baby, or someone comes to the house, and what do you do with the baby? How do you keep a baby quiet? But then came the time when you went into labor. Yeah, um, I really didn't even know I was going into labor. I just had like labor pains all day, but I had no idea what it was um eventually i had to use the bathroom and like i heard something pop and i didn't know what it was but then he's like oh well you know i think your water broke so he takes me upstairs into my bedroom and he brings out this baby pool and that's where i had to like lay until i had the baby so like it wouldn't make a mess on the bed so he had gotten michelle to come in and help me deliver the baby and he sat in a rocking chair and Read a baby, like a book, how to like give birth. When Jocelyn was born, did it kind of reinforce all your survival instincts, the three of you, that they had a baby in the house? I mean, how did it make a difference, Gina, to have Jocelyn in the house? Well, I cried when she was born. I just, was like thank God she was all right. Because it could have been otherwise. Yes. The time did come for her going to school, and you made the school. I so did. tell me about making a kindergarten. We'd wake up in the morning. Uh, we would have breakfast. We would pretend walk to school. Yeah, um, I try to make it as real as possible for her, you know. So we would lock the door and we would walk to school, cross streets, and I would tell her, you know, stop at green lights and look both ways when it's a red light. And we would finally get to school, and I would sit her down. Taylor okay I love you have a good day and then I would become her teacher. <laughs> 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 Ma penserete quando questa bambina capirà di chi è figlia. Perché lo capirà per forza, non possono tenerla nascosto un giorno. <laughs> <laughs> Then, of course, finally the day came. How did you get out? So Justin goes to go downstairs because she was allowed to go downstairs, you know, when she wanted, if he had the door open usually. And so she goes downstairs and she's like, I guess looking for him. And she comes upstairs and she says, Mommy, daddy's blue car is not here. And I said, so what does that mean? You know, just maybe he's in the garage. Go look in the garage. Go look around the house. He's in the backyard somewhere. So she's looking. Okay. okay. Because I had the TV so loud, but I heard her coming up and down the stairs. I heard Jocelyn whispering, <laughs> and I just just sat there listened to everything and just kept watching TV. I this so I am like, okay, but then I try to open the door, the screen door, and there's, like, a lock on there, like a chain lock, so I'm like, oh my gosh, like, and I noticed, like, as I looked at it, like, you had to have a like, key to unlock it and open the door, so I'm, like, pushing it, I'm thinking, like, oh, it's gonna break easy, it's just a screen door, but it, it, it didn't break, so I'm like, at that point, I'm like, you know, yelling and screaming, and I'm like, I have my, it was just about that much room that I could fit ah, my passa. arm through. Possibile. So I have my arm like waving, going crazy like somebody please help me. I see this girl going nuts trying to get out of the house. <inaudible> so we click kick the bike <inaudible> and she comes out with a little girl. <inaudible> <and> she said call nine one one. You need police, fire, ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for ten years and I'm I'm here, I'm free now. Okay. I just heard when when the cops like start to break in the house and stuff. I'm not thinking that the cops are there. I'm thinking, oh no, he found her and she's gonna be in big trouble. Sì, infatti, quando sono entrati i poliziotti, loro erano spaventate che fosse tutto architettato da Castro. Infatti, non si fidavano. Sono brutto in questo momento. Mi hanno messo sul fuoco del carro quando vengono all'aia e ho visto Gina e Michelle. E poi ci hanno mandato tutti dall'ambulanza. Quindi, era la prima volta che eravamo insieme e stavamo parlando liberamente. She, me and her were sitting next to each other, and she looks at me and she says, Wow, like, you know, we're really free. You actually do have an incredibly bright future now. What do you want to do more than anything? Someday I, I want to be able to help other people. That's Maybe don't have a voice, or is scared, or is going through something, and they don't know what to do or how to get through something. You know, um, I definitely want to help people one day. One more thing: when you um, engaged a lawyer, and he asked you if you wanted anything, you just said you wanted two things. What were they? Uh. A tombstone, a headstone for my mom because she hadn't had one, and um, a birth certificate for my daughter. And what about you, Gina? What's your dream? La mamma Help people like me and change a lot of people. You know, having not quite believed. That you were going to get out. <laughs> Un da what was it like when you got out? I was. I still couldn't believe that I was out, and I don't think it hit me until I got to the hospital. And you were out in the normal world. Yes, and I was. Happy. Si è suicidato, esatto, dopo un mese Avevo detto tre mesi, sono sbagliata Dopo un mese si è suicidato Si è suicidato, ma... Ma, cioè, se non lo hanno suicidato, cioè, se si è suicidato lui è proprio una merda, perché vuol dire che non è riuscito a reggere manco un mese quello che faceva vivere tutti i giorni a quelle povere ragazze. Cioè, e, e non solo perché poi lui stava in cella. Ma queste povere ragazze venivano stuprate cinque volte al giorno, picchiate, messe incinta, poi fatte abortire. Cioè, altro che la galera, era molto peggio della galera.